Do la parola al consigliere Bori per l'illustrazione dell'atto 1790. Poi c'è l'ultima question time del consigliere Pastorelli. Prego. Sì, sostituisco la mia capogruppo su una questione che è l'ultima interrogazione, che è lo stato di abbandono e degrado della pista ciclabile Assisi-Spoleto. La ciclovia Assisi-Spoleto è lunga quasi 50 km e tocca numerosi comuni: Bevagna, Cannara, Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco e Assisi. È una delle 5 piste ciclabili più belle d'Italia e può essere una via green anche per quello che riguarda il turismo. L'intero percorso è oggetto di un'intensa promozione turistica e può essere un tratto distintivo e qualificante di questi territori. Il problema qual è? È che ad oggi è in completo degrado. C'è un abbandono, non risulta accessibile, la vegetazione invade la pista e queste condizioni di degrado fanno un danno sia alla cittadinanza che ai turisti. Lo stesso presidente di ACI, Perugia, ha mandato un esposto al prefetto, ci sono state numerose interrogazioni, ne ha una qua di Alessia Sirci, Sandra Ceppitelli, Sabina Battista e Giorgio Bizzarri al comune di Cannara. C'è stata un'iniziativa questo fine settimana di protesta nel comune di Trevi per le condizioni dell'infrastruttura e così via. La domanda è quello che si intende fare, perché avere un'infrastruttura come questa e non renderla fruibile o addirittura farla diventare uno spot negativo per questo territorio non è accettabile. Grazie. L'opera in parola collega le località di Assisi con Spoleto lungo la Valle Umbra e Spoletana, attraverso i centri urbani di Cannara e Bevagna e il territorio dei comuni di Montefalco, Foligno e Campello sul Clitunno. La lunghezza della tratta in sede propria è di 25 km, di cui il primo tratto di 4,8 km dal termine delle Mattonelle al ponte di San Giacomo di Spoleto è stata realizzata con fondi del consorzio Proust degli enti locali del territorio della Valle Umbra e Valmerina. I restanti tratti di circa 25 chilometri si sviluppano su strade comunali. A questa si aggiunge un ulteriore tratto di 2,2 chilometri costituito dalla pista ciclabile Rivotorto Santa Maria degli Angeli, che collega l'omonimo santuario con la locale stazione ferroviaria, finanziato con parte delle economie della ciclovia Assisi-Spoleto. Quest'ultimo tratto è ancora in fase di realizzazione a causa del notevole ritardo causato dalla cattiva esecuzione delle opere e che l'impresa esecutrice sta provvedendo a proprie spese al ripristino e che, una volta collaudato, sarà preso in carico, lo dovrà prendere in carico il Comune di Assisi, come d'accordo di programma sottoscritto tra la Regione, il Comune e il Consorzio della Bonificazione Umbra. Riguardo alla manutenzione ordinaria della ciclovia, si fa presente che negli anni questa è stata assolta dal Consorzio della Bonificazione Umbra, che ha provveduto annualmente allo sfalcio nell'ambito degli interventi di manutenzione della officiosità idraulica del locale reticolo fluviale. Nel corrente anno la sospensione dello sfalcio annuale da parte del Consorzio ha determinato le condizioni per la crescita incontrollata dell'erba, che ha reso difficilmente praticabile alcuni tratti della ciclovia. Pertanto non si può più rinviare la necessità di attivare un programma di manutenzione ordinaria con lo scopo di tenere in efficienza la sede viaria e la relativa segnaletica, che viene ogni tanto abbattuta da coloro che invece la attraversano e non hanno interesse a che quella segnaletica rimanga. Dopo essere venuta meno la disponibilità del Consorzio, l'amministrazione regionale si è fatta carico di promuovere con tutti gli strumenti disponibili la realizzazione dello sfalcio stagionale su alcuni tratti della pista ciclabile. Sono intervenuto personalmente convincendo l'AFOR a gestire 7 chilometri che ha provveduto a tagliare.
e il Comune di Spoleto, che ringrazio perché il sindaco ha dato la disponibilità allo sfalcio dell'erba nei tratti relativi al proprio comune. Tuttavia rimane la necessità di disporre di somme appostate adeguatamente ogni anno per garantire un piano di manutenzione ordinaria pluriennale, proprio per assicurare un apporto finanziario stabile ad un uso di queste e delle altre infrastrutture per il turismo lento. Ed è stata fatta una richiesta di stanziamento nell'ambito dell'attuale assestamento di bilancio. Quindi io sono ben felice se la collega assessora al bilancio reperisce le risorse, perché diversamente dovremo fare quello che tentiamo di fare, cioè di convincere i comuni attraversati da questa ciclabile, che ne traggono i vantaggi, di provvedere allo sfalcio dell'erba nell'ambito dei propri confini amministrativi. Al momento sono in corso attività tecnico-amministrative finalizzate ad interventi di miglioramento dell'infrastruttura, per i quali abbiamo a disposizione circa 800.000 euro provenienti dalle restanti economie. Quindi, cosa si sta facendo? Tra le opere previste è prevista la passerella ciclabile sul Mar Roggia a San Giacomo di Spoleto, è previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche alla confluenza, sto terminando Presidente, del torrente Attone con il fiume Topino a Cannara, al miglioramento della viabilità secondaria interessata dal tracciato e l'adeguamento del ponte sul fiume Clitun a Bevagna, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti particolarmente danneggiati a Trevi e Foligno. In aggiunta al miglioramento della sicurezza delle intersezioni stradali e la realizzazione di una rete di collegamento con i centri urbani da realizzare con apposizione della segnaletica di orientamento sulla viabilità locale a bassa intensità di traffico, così che si possano raggiungere in sicurezza i principali centri urbani della valle. Per concludere, fino al 1° giugno abbiamo ereditato una situazione di confusione totale, per cui non c'era nella regione un'organizzazione specifica ed un responsabile di queste situazioni. Dal 1° giugno mi sto facendo carico personalmente di questo problema, stiamo affrontandolo in maniera seria, vediamo di cercare di trovare dei fondi dal bilancio e soprattutto degli accordi con i comuni, perché un'opera di questo genere, tra le più cliccate in Italia dal punto di vista delle ciclabili, non può essere lasciata alla situazione di abbandono. Chiudo ricordando che parte del tracciato, se oggi non è in condizioni adeguate, è perché evidentemente nel passato o non è stato realizzato in maniera adeguata, oppure è stata fatta crescere la gramigna ed oggi anche la pavimentazione è parzialmente danneggiata. Accerteremo le responsabilità e vedremo di affrontare il problema nel modo più organico possibile. Grazie. Ultimo question time, poi apriamo la seduta dello statuto, quindi già invito i consiglieri a prendere posto. Atto 1796, interroga il capogruppo Pastorelli, risponde l'assessore Melasecchi. Prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto mi preme ringraziare i sottoscrittori della presente interrogazione, che sono il vicepresidente Fioroni, il consigliere Nicchi e il consigliere Castellari. In data 27 novembre 2022 è stata protocollata una mozione a prima firma del sottoscritto, discussa in aula dall'Assemblea legislativa in data 31 gennaio 2023 e avente per oggetto richiesta protocollo d'intesa per il miglioramento degli standard di sicurezza sui mezzi pubblici a favore dei viaggiatori, del personale di servizio e contro gli atti vandalici a danno dei mezzi di trasporto. Rilevato inoltre che esiste la necessità di creare una sinergia tra appartenenti delle forze dell'ordine e il personale di bordo del trasporto pubblico locale, al fine di rispondere ed assicurare standard più elevati di sicurezza a favore dei viaggiatori e del personale di servizio. La priorità sempre più pressante di prevenire gli atti vandalici e le reiterate aggressioni ai danni del personale di bordo del servizio di trasporto pubblico locale Umbra
ultimamente diciamo, si fa anche pressante. È riconosciuta quindi l'esigenza di fronteggiare in modo efficace il periodico e sensibile incremento dei flussi di utenza studentesca sui servizi di trasporto pubblico locale, garantendone principalmente l'incolumità. Considerato che lo scopo quindi di promuovere il diritto alla mobilità e all'accrescimento dei livelli di sicurezza personale e patrimoniale, quali strumenti di affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini, è stato raggiunto per questo in diverse regioni d'Italia, quali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, attraverso l'approvazione quindi di protocolli di intesa, accordi o contratti di servizio con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Penitenziaria. Nelle regioni sopracitate è attiva inoltre un'app, quindi un'applicazione chiamata Board Support, che oltre a consentire l'utilizzo gratuito dei mezzi agli agenti delle forze dell'ordine, segnala quindi ai capi treno la loro presenza a bordo in maniera istantanea, per poterne quindi, sono consci che hanno a bordo queste appartenenze alle forze dell'ordine e quindi possono richiedere un intervento in caso di emergenza. I suddetti accordi riconoscono comunque alle forze dell'ordine circolare gratuitamente sul servizio di trasporto pubblico locale in tutto il territorio regionale, previa esibizione del tesserino di riconoscimento, al fine di garantire un pronto intervento laddove si presenti un rischio per l'incolumità e il danno dei passeggeri. Però, Presidente, se qualcuno ha da parlare, no, non è che poi possono andare. Qui è un circo, smetto e me ne vado, non è un problema. Grazie. Prego, continui pure. Evidenziato che il prefetto di Napoli ha prospettato impossibilità di estendere quindi la suddetta agevolazione al Corpo dei Vigili del Fuoco in ragione di compiti istituzionali, di servizio, di soccorso pubblico, adesso riconosciuti, quindi rilevata anche la necessità per la Regione Umbria di adottare un protocollo di intesa, accordo, contratto di servizio in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, incluso il Corpo dei Vigili del Fuoco. Quindi tutto ciò premesso, mi preme interrogare la Giunta regionale per conoscere il percorso individuato a promuovere la definizione di un protocollo di intesa tra la Regione Umbria e la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco, al fine di riconoscere ai rappresentanti delle suddette il diritto di circolare gratuitamente sui servizi di trasporto pubblico locale in tutto il territorio regionale. Mi sono trovato costretto a fare questa interrogazione perché ricordo ai colleghi che la presente mozione fu rimandata, quindi succede anche alla maggioranza, in commissione, poi non è stata affrontata e quindi ho fatto un'interrogazione. Quindi nulla di straordinario, grazie. Prego, Assessore Melasecche. Bene, io ricordo che il tema fu affrontato dall'assessorato già 2-3 anni fa per tentare un primo intervento, perché il tema della sicurezza sui mezzi pubblici è un tema assolutamente prioritario, anche alla luce di alcuni episodi che ci sono stati anche in Umbria, non frequenti ma comunque significativi. I viaggiatori devono poter salire su un treno, su un autobus nella massima tranquillità. Ora, quindi, ai fini della predisposizione del protocollo d'intesa, in collaborazione con tutte le forze pubbliche, incluso il Corpo dei Vigili del Fuoco, questo assessorato, come ha anticipato già la mozione numero 1566 del 25 novembre, ha immediatamente avviato un confronto con il gestore dei servizi ferroviari Trenitalia, che ha poi elaborato una proposta operativa dedotta da quelle già adottate in altre regioni, che non include tra le forze dell'ordine il Corpo dei Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale, che come noto oggi è confluito fra i Carabinieri. In data 19 aprile è stato richiesto a Trenitalia di aggiornare la citata proposta, tenendo conto dell'estensione del diritto di libera circolazione anche ai Vigili del Fuoco, in aggiunta agli agenti appartenenti ai corpi di Polizia di Stato, Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
Sempre in data 19 aprile è stato richiesto anche a tutti i gestori del TPL su gomma e a Busitalia di formulare una valorizzazione dei costi. A tutti i gestori con le succitate note è stato sollecitato un riscontro entro la prima settimana del mese di maggio ai fini delle decisioni di competenza di questa amministrazione. In data 26 aprile Trenitalia ha formulato una valorizzazione dei costi a carico della Regione riferita ad un solo semestre di sperimentazione quantificata in 115.000 euro, precisando che i primi sei mesi di sperimentazione consentiranno poi di valutare l'utilità dell'azione e la congruità dell'importo. Lo stesso tentativo è stato fatto ripetutamente con Busitalia, la quale ha quantificato la copertura dei costi a carico della Regione in 3.492.708 euro, oltre al minimetro, a parte il minimetro. Alla società è stato conseguentemente richiesto dal sottoscritto di rimodulare il preventivo fatto sulla scia della proposta fatta da Trenitalia, in quanto l'ipotesi che tutte le unità appartenenti alle forze dell'ordine, oltre ai vigili del fuoco, eccetera, non è possibile che utilizzino contestualmente e quotidianamente i servizi di TPL. A fronte di questa nostra ulteriore precisazione è pervenuta una proposta di questo genere. Sperimentalmente per sei mesi ci sono stati chiesti 400.000 euro, il che vuol dire che per un anno di costo del bilancio sono 800.000 euro per gli autobus e 230.000 euro per i treni. Credo che ad oggi 1.030.000 euro, io ovviamente inoltrerò la proposta al bilancio regionale, ma ritengo non facile un accoglimento di questa proposta, tenendo conto che siamo già in fase di assestamento ed abbiamo problemi nel reperire risorse anche di 50-100.000 euro. Quindi, ripeto, nel complesso, partendo da una richiesta che valeva per solo la gomma di 3 milioni e mezzo l'anno, richiesta che ritengo assurda, siamo scesi a 800.000 euro l'anno per la gomma e 230.000 euro per il ferro. Ovviamente questo, lo ricordo, è solo fino ai confini regionali, per capirci, per arrivare a Roma vale fino a Orte, perché poi entrano in funzione gli accordi della Regione Lazio o della Regione Toscana per Firenze. Ad oggi, io ripeto, inoltrerò questa richiesta al bilancio e alla collega che valuterà, poi valuteremo in giunta quanto da lei proposto, quanto richiesto. C'è un'altra soluzione, volendo, e chiudo, Presidente, cioè il fatto che se il tema è quello della sicurezza, dobbiamo tener conto che il Ministro Salvini ha assicurato l'assunzione di 1.500 nuove unità della Polfer che stanno già funzionando, quindi per conseguire risultati di maggiore sicurezza, primo. Secondo, c'è la possibilità, volendo, di ridurre il numero di coloro che salgono sui mezzi di trasporto, ad esempio ad una persona o due persone a treno, e in questo caso ovviamente il costo sarebbe di gran lunga più basso. Si tratta di comprendere qual è l'obiettivo, se è quello della sicurezza o quello di consentire, diciamo, di fruire gratuitamente a tutte le forze dell'ordine di poter salire quindi sui mezzi di trasporto gratuitamente. Ad oggi questo è il quadro. Procedo con la richiesta nei confronti del bilancio. Se le volesse in qualche modo approfondire invece l'aspetto di conseguire solo il tema della sicurezza, facendo salire un numero limitato e non 20, 30, 40, 50 che vanno ai ministeri a Roma, il discorso sarebbe diverso. Si tratta di comprendere esattamente l'obiettivo che abbiamo. Disponibile a riflettere anche in commissione alla prima occasione. Grazie.
Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare l'assessore per l'esaustiva risposta e anche per la fattiva, lei è sempre operativo assessore, quindi la ringrazio per questo. Evidentemente il problema è la sicurezza e quindi non creare un privilegio, assolutamente, è la sicurezza. Altrettanto evidentemente potremmo anche trovare una soluzione limitata a un certo numero di persone, perché non è che possiamo farlo andare perché vanno a Roma o al Ministero 50 persone, no. E quindi trovare questo tipo di soluzione, anche piccola, giusto per dare un segnale che vada nella direzione della sicurezza, ripeto, quindi non creando un nuovo privilegio, ma assolutamente, parlo quindi anche da padre di famiglia, io se in un trasporto pubblico, che sia locale, sia su gomma, sia su ferro, magari so che a bordo ci sono appartenenti alla forza dell'ordine, forse anche uno, magari mi sento più sicuro. Quindi è indiviso, certo, ci mancherebbe altro. Quindi riconoscibile, a meno che non hanno poi altri ordini di servizio, ma quello è assolutamente sì. Quindi su questo siamo d'accordo, quindi io le chiedo cortesemente magari di fare un tentativo anche per un numero limitato, giusto per dare un segnale agli umbri. Grazie.